Buongiorno bimbi, per una nuova storiellina. Quella di oggi si intitola Un mare di tristezza. Abbiamo visto la storia sulla rabbia di Robertino, vi ricordate? Abbiamo visto anche tante storie felici e quella di oggi parla di un'altra emozione, che è la tristezza, quando ci sentiamo un po' giù, ogni tanto capita. Un giorno, in fondo al mare, un pesciolino si sentiva triste e sconsolato. Decise allora di fare una bella nuotata per tirarsi su di morale. Incontrò dapprima un altro pesce, ma era triste, almeno quanto lui. Fu poi la volta di una medusa, ma era decisamente giù di corda. Proseguì allora la sua nuotata e incappò in un banco di sardine, ma erano tutte affrante, tristi, dalla prima all'ultima. Andò a sbattere contro un calamaro, ma era mesto. Anche lui era triste, come non mai. E si trovò di fronte a un pesce palla, che era inspiegabilmente abbattuto. Anche lui. Incontrò quindi una sogliola ed era afflitta. Anche lei era tanto giù, 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 giù di corda. E una triglia tutta abbacchiata. Un rombo magio magio. Guardate com'è magio, è mocissimo. E poi un nasello che era proprio senza speranza. Guardate che bocchina triste. A un certo punto, quasi alla fine della sua traversata, un gruppo di pesci pagliaccio incontrò. Ed erano davvero, davvero desolati. Anche i pesci pagliaccio come Nemo erano tristi. Ma perché sono tutti tristi in questo mare? Domandò il pesciolino a una tartaruga che se ne stava lì stranamente a testa all'ingiù. Nessuno è triste qui, rispose la tartaruga. Sei tu che sei sotto sopra. Sottosopra? C'è scritto una cosa, ma è scritto al contrario. Cosa c'è scritto? Hai visto che così girato va meglio? Torna indietro e guarda tu stesso. Andiamo a ricercare tutti gli altri pesciolini. Vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po'. Questa è la tartaruga, l'abbiamo già conosciuta. Eccoli i pesciolini pagliaccio, e anche lui adesso è tutto allegro. Ecco il nasello. Il rombo, che è felice, è molto felice. Poi c'era la triglia, anche la triglia è felice, la stava guardando a testa in giù, la vedeva al contrario. E anche la sogliola è felice, e anche questo ciccione del pesce palla. E poi il calamaro. E poi le sardine, guardate quante sono e quanto sono felici. E questa non mi ricordo più chi era, la medusa, la medusa. E anche il primo amichetto, il pesciolino giallo, è tanto felice. Quindi dipende dal punto di vista. Lui era a testa in giù e quindi li vedeva tutti al contrario. Non avevano la bocca giù come tristi. Avevano la bocca su, solo che li vedeva a testa in giù, per forza li sembravano tristi. Carina anche questa, eh? E ora per una nuova parolina. Con la parola di oggi vi faccio ridere perché è una parola in italiano. In questo librino, infatti, che mi piace molto, dove ci sono le parole che vi ho insegnato in questi giorni, parole di lingue diverse, di paesi lontani, c'è anche una parola in italiano. E indovinate che parola hanno scelto tra le più strane che ci possono essere nella nostra lingua? L'abbiocco. Mi fa tanto ridere. Cos'è l'abbiocco? L'abbiocco è la sonnolenza che ci viene dopo aver mangiato, soprattutto dopo aver mangiato tanto. Ogni tanto vi viene un abbiocchino? A me ogni tanto sì, anzi, spesso. E la bandiera dell'Italia la conoscete? È questa, ma forse non sapete per quale motivo hanno scelto questi colori quando l'hanno disegnata. Hanno scelto il verde
perché è il colore delle nostre pianure e delle nostre colline. Abbiamo tanta, tanta natura in Italia. Hanno scelto il bianco perché è il colore delle vette innevate delle montagne, e ci abbiamo anche quelle. E poi volevano scegliere il blu per il mare, ovviamente. Ma hanno deciso di metterci il rosso per ricordare tutte le persone che sono cadute in battaglia per vincere le battaglie che ci hanno reso poi il paese libero che siamo oggi. Per cui hanno sacrificato il mare, che tanto ce lo ricordiamo perché ci circonda tutta la nostra terra, per ricordare tutte le persone che hanno lottato perché noi vivessimo oggi felici come siamo. Ok?